Il Castelfidardo, rinfrancato dalla tonica prima vittoria in campionato, affronta il Chieti carico di convinzione mentale, necessaria per conferire alla squadra maggiore personalità. Gioco convincente sin dalle prime battute con i neroverdi che insidiano l'area marchigiana, ben protetta da un attento filtro al centrocampo. Al 19° Del Grosso si proietta in progressione lungo la fascia e traversa pericolosamente. Bellelli di testa copre l'avversario neroverde. La determinazione dei padroni di casa si concretizza al 23° con Dos Santos, spunto di prepotenza, con grande forza fisica e mentale, duella con il difensore Foglia, attira l'estremo Chiodini che lo infila con una precisa rasoiata. I cultori del calcio dicono mai abbassare la concentrazione, convinti di poter gestire il gioco con facilità, ma il Chieti ci casca e la precarietà difensiva al 29° permette a Castelfidardo di raggiungere il pareggio, offerto su un piatto d'argento. Indecisione collettiva ed il fuori quota di Federico spinge in rete. Dopo l'inaspettata sorpresa, il Chieti non spegne le proprie velleità e al 34° prima con Ricucci e al 44° con Suriano impegna la retroguardia ospite. Nella ripresa Ronci suggerisce a Zuccarini di rimescolare le carte, fuori Suriano e dentro Esposito per offrire a Dos Santos un compagno con cui dialogare, perché in una gara di calcio non sempre puoi inventare, ma è indispensabile saper costruire. E così i neroverdi allargano il gioco con maggiore velocità rispetto agli avversari e all'ottavo il neo entrato Esposito si esprime di piatto destro, guadagnando solo applausi. La tifoseria organizzata della curva Ezio Volpi incita e sorregge le intenzioni dei teatini, che difettano nell'azione globale, soprattutto quando attaccano gli spazi attivi per penetrare la difesa avversaria. Al 19° si cambia ancora, modulo offensivo marcatamente a tre punte, via Vitale dentro Gomis. La manovra degli abruzzesi a volte è dispendiosa e diventa anche rischiosa. Dal 20° al 30° i neroverdi non penetrano l'area marchigiana e gli ospiti capiscono che è arrivato il momento di osare in velocità, verticalizzando verso una difesa ormai sbilanciata. La convinzione c'è e la mossa riesce, classico contropiede e Castelfidardo in vantaggio. Chieti che non si stordisce, ha la forza di riprendersi, al 39° sugli sviluppi di un calcio di punizione sponda di Dos Santos, irrompe Varone ed arriva il pareggio. Neroverdi riaccendono la possibilità di confezionare la vittoria, l'ultima vera occasione per Esposito al 43°, ma non bastano i minuti di recupero per siglare il successo finale. Due punti persi con evidente ingenuità. Castelfidardo ringrazia e i tifosi incoraggiano ancora i teatini. Di solito una partita si gestisce dalla panchina, ma accade anche che in campo ci deve essere uno che deve saper gestire l'incontro. Ma sì, è una partita strana, siamo andati in vantaggio, quel gol così preso per il pareggio, poi il loro vantaggio, una partita molto 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 strana, anche i ragazzi oggi non ho visti in forma, però succede anche questo, a parte del gioco del calcio accettiamo con tutta quanta fermezza il risultato del campo, per cui va bene così, va bene così. Mister, sinceramente due punti persi, ma chi ha perso, il Chieti o il Castelfidardo? Secondo me, io del Chieti non parlo, parlo del Castelfidardo. Noi oggi sono amareggiato perché abbiamo perso due punti, perché avevamo la partita in pugno, perché prima di segnare avevamo avuto un contropiede 3 contro 2 clamoroso che lì non si può sbagliare, quindi sicuramente potevi andare in vantaggio prima. La mia squadra è venuta, ha tenuto bene il campo contro un Chieti, con un Chieti secondo me molto molto forte, quindi alla fine dei conti io vado a casa con due punti persi.